Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Benissimo, come promesso anche oggi siamo live. Anche oggi siamo live per continuare sempre il corso di metodi matematici per la meccanica quantistica. Oggi parliamo di teoria dei rivestimenti. Ovviamente prima di cominciare, ciao Gabriele, prima di cominciare vi ricordo che cosa? Di iscrivervi al canale YouTube, ovviamente, ai tre gruppi Telegram e al canale Discord. Trovate i link sotto in descrizione. E perché? E di seguire anche, ciao Alessandro, e di seguire anche il profilo Instagram GabriPhysics1. Perché? Perché qui pubblicizzo i miei video, ciao Astro Gabri, qui pubblicizzo i miei video, dico quando usciranno nuovi video e così via. Quindi vi ricordo di iscrivervi e ne approfitto anche proprio per mandare il link nel gruppo Telegram. Ora si comincia, qualche minuto prima di cominciare per chiacchierare un attimino. Se avete domande fatele ora, se no poi dopo si parte con la spiegazione. E vorrei annunciarvi una cosa, che una volta finito questo corso di metodi matematici della meccanica quantistica, ci sarà un corso di... metodi matematici della relatività generale. Questo però una volta finito il corso di metodi matematici della meccanica quantistica. Ciao Davide La Rosa. E poi ovviamente continuiamo parallelamente a questo il corso di analisi 1. Quindi per ora i corsi che sto portando avanti sono metodi matematici della meccanica quantistica e analisi matematica 1. Una volta finito metodi matematici della meccanica quantistica, ci sarà il nuovo corso metodi matematici della relatività generale, se Dio vuole. Poi ovviamente vi ringrazio perché siamo quasi a 10.000 iscritti e stiamo crescendo con una velocità altissima, e quindi, visto il fatto che... Ciao Matius, visto il fatto che diciamo, quando sono in live non mi vengono le parole. Stavo dicendo, visto il fatto che niente, mi sono scordato. Oltre a matematica porterai altro. No, cioè, nel senso porterò fisica. Anche, però solamente materie scientifiche, questo rimane un canale didattico, ecco. Magari ci saranno dei format diversi come quello che dovrò inaugurare appena arriviamo a 10.000 iscritti. Ecco la cosa che dovevo dire. Infatti stiamo crescendo con una velocità immane, altissima, tanto che non ho avuto neanche il tempo di fare lo speciale 5.000 iscritti, che la settimana dopo eravamo quasi verso 10.000. Cioè ora siamo appunto vicinissimi ai 10.000. E quindi questo è un percorso, vi ringrazio anche voi perché stiamo facendo il percorso insieme. Ciao Davide, ciao Pinco, e quindi stiamo facendo questo percorso insieme e diciamo che vi ringrazio tantissimo, quindi, ed è una bellissima compagnia. Hist, quale nuovo format lo scoprirai quando arriverà lo speciale 10.000 iscritti? Quanto quindi arriverà il video, questo inaugurerà un nuovo format. Finco dice saluta anche mio amico, si chiama Pallino. Bella battuta. E quindi, ti piacciono? No, non gioco tanto. Non, diciamo, magari...
ci gioco, ci ho giocato, sì, però poi il fatto è che alcuni mi piacciono, molte volte proprio mi scoccio e quindi non gioco, cioè sono fatto così, cioè gioco qualche giorno e poi per tutti i giochi è sempre stato così, perché li trovo tutti ripetitivi, non so perché. Hai mai imparato, soprattutto queste cose? Sì, ho studiato queste cose da autodidatta, diciamo. Mi sapresti consigliare che specializzazione fare per studiare la radioattività? Sei all'università di fisica, non so, radioattività, magari se, non so a che università sei, se di chimica, non so, però diciamo. Se sei magari fisica nucleare, fisica nucleare, e tutte queste cose. Io la radioattività è un tema che. Ah, sei alle medie, ok. Quindi, vabbè, allora se mi sapessi consigliare per studiare la radioattività, a questo punto io ti direi: beh, dipende dal tuo background matematico. In un certo senso, e anche fisico, ovviamente, perché se la vuoi studiare da un punto di vista divulgativo, non so dirti che libri. Dal punto di vista divulgativo, dal punto di vista invece più tecnico, beh, la radioattività, le prime volte che si vede è in teoria quantistica dei campi e principalmente in fisica delle particelle, e anche in fisica nucleare, soprattutto in meccanica quantistica. Visto che tu tratti materie scientifiche, perché non inviti degli ospiti che hanno con me? Sarebbe veramente carino, sì, si può fare, grazie mille East per l'idea e sarebbe davvero molto interessante. Ed è da fare, appunto come dici tu, per rendere completo il canale ed è una bellissima idea. Grazie. Enrico Fermi ha studiato fisica. Allora, Enrico Fermi, sì, lui ha approfondito gli studi sugli atomi. Con Majorana, sì, diciamo io non mi interesso di quella parte perché appunto fa parte anche di teoria quantistica dei campi, però una branca che è la fisica delle particelle e di quella branca non mi interesso io, ecco. Però sì, Enrico Fermi ha studiato fisica nucleare, i suoi studi sono principalmente su quello. Cosa ne pensi del programma? Sì, io li farei alcuni cambiamenti. Diciamo, non tanto sia nella velocità in cui si insegna qualcosa. Noto che in alcune materie si arriva a studiare un programma completo, mentre la matematica mi sembra una velocità molto più rallentata molte volte. E quindi io sia preferirei una velocità maggiore, poi anche il modo di spiegare magari. È migliore. Sono interessato. Però ovviamente quello poi è un concetto per quanto riguarda la domanda di Alideon, è più il fatto di non spiegare bene, dipende da professori quello. Poi invece il programma ministeriale, ecco, cambierei un po', diciamo, gli argomenti, alcuni li farei, farei alcuni argomenti prima, in un certo senso, come, cioè, secondo me è inammissibile, cioè è inconcepibile che ragazzi che arrivano al primo liceo magari non sanno fare un'equazione di primo grado oppure fattorizzazione, scomposizione in numeri, in fattori primi, tutte queste cose. Secondo me bisognerebbe farle saperle fare almeno sin dalla quinta elementare addirittura, secondo me. Sono in quinto superiore, sto facendo i decadimenti radioattivi in fisica. E pensa a Muffet che non, quelli che si fanno in fisica non sono neanche i veri, non sono neanche i veri, cioè sono cose che, decadimenti che si vedono in fisica nucleare, si vedono in fisica nucleare e la fisica nucleare è una materia che richiede molto background fisico,
molto background fisico, meccanica quantistica, meccanica statistica anche, relatività. Se teoria delle perturbazioni, calcolo numerico, se intendo anche. Hai fatto video di quelli? No, però mi piacerebbe farli. Non so quando, però per ora i progetti proprio immediati, cioè quelli del futuro di domani, sono il corso di metodi matematici della meccanica quantistica. Comunque sia, per chi lo vedrà in differita, metterò sotto in descrizione un minutaggio per dire da quando comincia la spiegazione. Sono i corsi, ho fatto meccanica razionale, meccanica quantistica, metodi matematici della meccanica quantistica, questo è analisi 1 e anche un po' di relatività generale, un po' di tensori, però lo cambierò quel corso, non mi piace come l'ho fatto. Finco, sì, ti ho salutato. Cosa ne pensi dell'energia nucleare? E cosa ne pensi del fatto che l'Italia abbia rinunciato a questa tecnologia? Dipende. Diciamo che è una tecnologia molto importante, però è molto delicata. Bisogna vedere come usarla. Quindi andiamo sempre a finire sul fatto di anche. Cioè, secondo me l'Italia rifiuta molte cose e anche in maniera sbagliata. Molte cose, addirittura. In un certo senso critica molte cose, ma soprattutto l'industrializzazione, secondo me. Cioè, ma io non parlo tanto del governo, ma tanto della popolazione anche, che va contro l'industrializzazione molte volte. Io ho conosciuto tantissima gente, quindi questa cosa non mi piace, quindi non mi spaventa, non mi sorprende neanche il fatto che vadano contro il nucleare, ma secondo me è molto utile il nucleare, dipende da come lo usi. Lo so che è una motivazione, diciamo in un certo senso, può essere pericoloso, però. Branca preferita del sapere, fisica matematica, cioè non fisica e matematica, fisica matematica. Grazie Cristian, ti ringrazio. Ovviamente io sono onorato di avere in live qui gente che è molto più competente di me, mi inchino davanti a voi. Hai già provato a studiare la teoria delle stringhe? Come la trovi? Allora, ho visto qualcosina. Ho visto qualcosina, ma perché? Perché dopo aver studiato sul mio libro di geometria differenziale c'erano delle appendici sull'azione di Einstein-Hilbert e l'azione di Polyakov. Il libro è il Nakara e quindi l'ho vista più a livello matematico. La trovo affascinante, è elegante e non mi dispiace affatto che non abbia dati sperimentali, cioè, ma anche perché la teoria delle stringhe. Prima di tutto, non nasce per risolvere il problema della gravità quantistica, primo, della rinormalizzazione della gravità quantistica, e secondo, proprio per questo, secondo me, il fatto che funzioni e l'uomo non l'abbia concepita per far funzionare qualcosa, ma che si sia. Che si sono accorti che questa cosa che esisteva già ed esisteva per spiegare le interazioni tra i quark funzionava, lo hanno scoperto quasi per caso, funzionava con la gravità. Questa cosa già è un punto in più. E seconda cosa, il fatto che non ci siano dati sperimentali non mi preoccupa perché in realtà la natura della teoria delle stringhe è un framework, ovvero una teoria che cerca di costruire modelli, come la relatività generale, che cerca di arrivare a costruire modelli come i buchi neri e cose del genere, anche la teoria delle stringhe. La teoria delle stringhe è un framework che costruisce la teoria della relatività generale, in un certo senso. Sì, Mauro, ne ho sentito parlare. Grazie, Pinco. Grazie per la donazione. Hai salutato? Sì. Non lo so, certo che vi saluto. Ci mancherebbe altro, certo che vi saluto. Ciao, non lo so.
Wow, Pasquale, bellissimo, bellissimo, buona fortuna allora. Beh, meccanica razionale è uno degli esami piuttosto però belli, dai. Una domanda, tu vedi la tua intelligenza come normale? Alle 18.05 cominciamo con la spiegazione. Come normale, quindi posseduto anche altri, oppure credi di avere qualcosa di... No, credo che sia una cosa più che normale, secondo me. Cioè, è normalissimo. È più che normale, secondo me. Cioè, io per arrivare fino a questo punto, voi magari, però io ci ho messo diversi anni, tanto impegno. Ok, allora cercherò di farlo. Maffed, sono sempre quello di quinto, la media di... Allora, diciamo che cosa? Vediamo un po'. Primo, dipende queste tue lacune, perché le hai, in un certo senso. Cioè perché pensi di non capire o magari perché sai che non ti sei impegnato o insomma dimmi tu, cioè queste tue lacune derivano da cosa in un certo senso, tu lo sai, ma ogni cosa è sempre recuperabile, cioè manca ancora, ogni cosa è reversibile in un certo senso. Lo so che è un po' complicato perché se magari hai lacune in cose anche molto pregresse, quindi come equazioni di secondo grado, la cosa è un po' complicata. Il fatto è che, insomma, dimmi tu da cosa derivano queste lacune, cioè, se lo sai, vediamo un po', c'è un po' di... Aspettate un attimo, mi dice di aver perso la connessione. Ok, ora dovrebbe essere tutto a posto. Va definito, io l'ho fatto però, cioè è ovvio, perché effettivamente la scuola di oggi è nozionistica, io l'ho fatto non perché me lo hanno insegnato, perché l'ho voluto io effettivamente, magari se me lo avessero imposto, anch'io non avrei mai capito. È sempre questa cosa del trovare l'utilità. L'utilità si trova solo quando ti piace la cosa. Io sono una persona, quanto mi danno fastidio la gente, tipo vedi quei film strani. Purtroppo io sono fatto così, non mi piacciono quelle scene. Tipo quei film in cui c'è il professore che scrive alla lavagna il pi greco, tutti a guardare il cellulare, e poi dicono: ehi, guardate che qua potrebbe esserci il tuo numero di telefono. Quelle cose così io non le direi mai ad una persona per farla appassionare alla matematica. Non direi mai, guarda che grazie alla meccanica quantistica tu puoi usare il tuo cellulare. Perché? Perché secondo me ci sarà gente a cui colpirà questa cosa e magari comincerà a studiare meccanica quantistica. Però, ci sarà gente a cui non fregherà nulla. Tipo, io sono il tipo a cui non importa questo, perché a me piace l'astrazione, piacciono teoremi, ecco, è anche il motivo per cui mi piace la teoria quantistica dei campi, la branca della fisica delle particelle no, a me piace il formalismo, diciamo, di campi su spazi curvi, studiare queste cose così. E quindi in un certo senso questo, insomma. Cioè, diciamo, io sono il tipo in cui invece piace molto il teorico, ok? Mi piace molto il teorico e quindi questo semplicemente. E quindi, in un certo senso, se a me quei discorsi motivanti che ti danno motivazione, no, non mi piacciono proprio in un certo senso. Molte volte sono detti anche nei momenti inopportuni, sono ridicoli e inappropriati, perché per esempio dire studiare questo, studiare la storia ti serve a capire il tuo passato.
Ci sarà gente a cui non fregherà niente. Io trovo l'utilità solo quando comincia a piacermi la materia. Se voi mi dite quali sono le applicazioni della fisica, io magari neanche lo so, perché io studio la fisica per vedere teoremi, per vedere cose del genere. Quindi quei discorsi così, la storia serve per capire il tuo passato, se no non sei niente, se non lo sai il tuo passato, o la matematica serve per capire il mondo che ti circonda, quelle cose non mi piacciono assolutamente. Perché io ho trovato una mia utilità che non è, cioè io studierei fisica anche se fosse sbagliata. Anche se fosse sbagliato studiare fisica. E non, quindi se una persona mi venisse a dire studia fisica perché io non studio fisica per comprendere il mondo, per mio piacere personale proprio, io lo studio per questo. Grazie Daniele, buonasera Vincenzo, maestra, vediamo. Buonasera Simone, ciao Luca. Come ti senti a confronto? Bah, diciamo, per fortuna ho trovato, diciamo, per fortuna ho trovato un bellissimo ambiente alle medie. Quindi, appunto, ho definito. No, io credo, cioè, i bambini lo possono fare nel momento in cui io l'ho fatto, però perché mi piaceva. L'ho fatto se io vado ad insegnare ad una persona le equazioni di primo grado senza che lei lo voglia, anche ai ragazzi di 20 anni non capiranno mai. Non è questione dell'età, secondo me. Anche i ragazzi di 20 anni a cui non se ne fregano niente, che non se ne fregano niente della matematica, neanche quelli capiranno mai veramente l'utilità. Non è questione di. Io mi sono messo verso gli 8 anni e ho cominciato a studiare con le frazioni, con il teorema di Pitagora e cose del genere. Ma diciamo in un certo senso, io non. Se me l'avessero imposto, magari neanche io ci avrei trovato niente. Ma anche a un tizio di 80 anni, di 40, tutto quello che vuoi. La teoria delle stringhe non è pseudofisica. Luca, non è pseudofisica la teoria delle stringhe. Attenzione, perché ci sono delle definizioni rigorose. La teoria delle stringhe non è pseudofisica. La teoria delle stringhe, la definizione rigorosa per definire cosa sia la teoria delle stringhe è un framework. Attenzione. Che cos'è in realtà la pseudofisica? Cioè, quando io parlo di pseudofisica, o in generale possiamo parlare di pseudoscienza, di sicuro le stringhe non sono pseudoscienza e te lo posso dimostrare in questo modo, guarda un attimo, te lo posso dimostrare in questo modo. Allora, qui abbiamo due libri. Uno è il Landau, volume 2, che parla di teoria dei campi e c'è l'ultimo paragrafo in cui parla di relatività generale. Relatività generale che è piena zeppa di equazioni, per esempio questa è una parte in cui si ricava il concetto di trasporto parallelo usando il tensore di Riemann, quindi vedi quante equazioni. E poi questo è un libro scritto dai più grandi stringhisti del mondo, che è Pociński, e ti faccio vedere quante equazioni anche qua. Quindi dimmi tu se questa è pseudoscienza. Quindi ti ho messo a confronto due teorie, una che ha un sacco di evidenze sperimentali, l'altra non tanto. L'altra non tanto, però non è pseudoscienza. La pseudoscienza è qualcos'altro perché diciamo la pseudoscienza è diciamo proprio qualcosa di diversissimo. Farai un video sulle singolarità? Probabilmente. Saremo nel mese di maggio, sì. Tranquillo, ma non dovete donarmi, ragazzi, non dovete farlo. Veramente, perché dovreste? Non c'è. Veramente, non. Va bene, dai. Allora, topologia io l'ho studiata da un libro bellissimo. Più che altro, diciamo, dipende, forse intendi per geometria 3, forse intendi topologia algebrica, cose più avanzate, perché topologia di base si vede anche ad analisi 1. Tipo cos'è uno spazio topologico, cose del genere. Invece, diciamo, ho
ho visto gli argomenti che ho visto di più, perché sono quelli anche che sono più importanti in fisica, ho visto le omologie, le coomologie, le omotopie, i rivestimenti, e oggi parleremo dei rivestimenti proprio. Parleremo dei rivestimenti. Intanto saluto due miei amici, due miei carissimi amici, Banzi e Kevin. Ciao, sono uno studente di grado superiore professionale, droga matematica. Come puoi approcciarti ai limiti? Sì, sì, diciamo, sì, quelle cose le ho viste da un libro che si chiama Nakara, Geometria, Nakara, Geometry, Topology and Physics. Beh, è la cosa più bella secondo me della matematica, il problem solving in generale, e secondo me trovare una certa dimostrazione di un certo teorema è il culmine del problem solving. Allora, come faccio a trovare? Allora, devi fare in questo modo, siccome il t sta al denominatore, lo porti sopra e quindi fai l'inverso, 1 fratto s uguale a 2a per t al quadrato. In questo modo dividi per 2a e quindi ti esce 1 fratto 2as uguale a t al quadrato, quindi t uguale alla radice quadrata di 1 fratto 2as. Cosa porterai all'esame di terza media? Benefici e malefici del progresso scientifico. Farò un'analisi di cosa il progresso scientifico ha portato. A cosa ha portato la bomba atomica, l'ingegneria genetica, e cose del genere. Partendo da Pirandello, infatti ora sto leggendo dei suoi libri come Uno, Nessuno, Centomila, i quaderni di cavolo, un lapsus. Il Fu Mattia Pascal, Uno, Nessuno, Centomila e i quaderni di Serafino Gubbio Operatore. Per quanto riguarda invece, ciao Gabriele, ma esistono delle teorie diverse sulla nascita della meccanica quantistica, quella di Heisenberg e di Schrödinger? Allora, interpretazioni sì, cioè, interpretazioni sì, in un certo senso, ma la teoria della meccanica quantistica rimane una. Intendi quella di prima, del tempo? Sì, dov'era? Dei video? No, non ho fatto video sul. Non ho fatto video sul moto rettilineo uniforme, moto uniformemente accelerato, no, non ne ho fatti. Da Pirandello scrive coi piedi? Bah, non direi. Sono modi diversi, cioè sono gusti, non credo, non si può dire una cosa del genere. Però Pirandello lo accetterebbe proprio per la sua stessa etica e il suo pensiero, visto delle multi-identità, quindi ora abbiamo anche il Pirandello che scrive coi piedi, poi abbiamo il Pirandello che scrive bene, il Pirandello antipatico. Andrea lo scientifico? Sì, farò lo scientifico. Grazie, il Marchese. No, non ho comprato il libro di MathMind. Comunque sia, prima ho letto, però non ho risposto. Non so neanche perché sto rispondendo, ma comunque sia perché dovrei inventarmi. Allora, stavo dicendo, mi distraggo pure. Ah, per colpa del pellicano. Ecco, c'era un commento prima di una persona che mi chiedeva se conoscessi spazi attorcigliati. Sì, le so fare le operazioni. Sì, mi distraggo troppo. Devo togliere i commenti. Non devo vedere perché mi distraggo. Quindi sì,
Io lo conosco, Spazio Tarcigliati, è un mito, è veramente un mito. Sarebbe un onore fare un video con lui, ma è davvero un mito. Cioè, è fighissimo tutto quello che fa, i format sono davvero più che fighi e il lavoro che fa è qualcosa di veramente figo. Quindi, davvero complimenti. Va bene, allora io direi di cominciare la lezione di oggi, ragazzi. Si è fatto già un certo orario, dopo continuiamo a parlare, a discutere e quindi via con il countdown. Per la lezione. Benissimo, allora vediamo un attimo se si vede bene. Ok, aspettate un attimo che chiuderò qui. Ok, avviciniamo un po'. Allora, ora sistemo meglio. Allora, perfetto. Ok, allora, oggi, vediamo un attimo come si vede abbastanza bene. Oggi parliamo di, quindi, metodi matematici per la meccanica quantistica, quarta lezione. Quarta lezione. E allora io direi subito di cominciare, riprendendo cosa abbiamo visto nella scorsa lezione. Nella scorsa lezione abbiamo introdotto le algebre di gruppi. Quindi abbiamo visto sia i gruppi, abbiamo visto, le rappresentazioni di gruppi. Aspettate un attimo, così magari mi vedete meglio. Ok, abbiamo visto le rappresentazioni di gruppi e ieri le algebre di gruppi. Oggi continuiamo con la definizione di cosa sia un rivestimento. Cos'è un rivestimento? Ecco, anche su questo concetto di rivestimento in topologia si fonda un'intera teoria, la teoria di rivestimenti. Oggi vedremo una piccola parte, questa è la prima parte, e domani vedremo la seconda parte sul gruppo fondamentale e la teoria dei rivestimenti universali. Benissimo. Allora, diremo, diciamo, possiamo subito cominciare. È una definizione, diciamo, abbastanza lunga, ecco, quella del rivestimento. È un po' molto, come posso dire, diciamo lunga. Ok, allora vediamo un po'. Okay. Sia P un'applicazione che va da un x segnato a un x, ok, ed è un'applicazione continua. Allora diremo cosa? Diremo che un aperto di x, ok? Un aperto di x è uniformemente rivestito, ok? È uniformemente rivestito da P, attenzione, dall'applicazione P. Ora intanto scrivo, poi se contro ok, sotto insieme mi aperti. Ognuno omeomorfo. Benissimo, allora vediamo un pochino. Che cosa vedo ovviamente appena comincio a spiegare la gente si dimezza, ma diciamo che questa lezione è fatta anche per chi poi lo vedrà. Ok?
questo video. Allora, attenzione ragazzi, SiaPi, ok, un'applicazione. SiaPi, un'applicazione che va da X segnato, un'applicazione continua, che va da uno spazio topologico X segnato a un altro spazio topologico. Aspettate un attimo, facciamo così. Allora, disegno i due spazi topologici. X segnato e X. Ora abbiamo quindi questa applicazione P. Ora, se io ho un insieme aperto di X, U, la sua controimmagine dobbiamo prendere, quindi è un altro insieme P alla meno U, P alla meno 1 di U, questa è la controimmagine. Ecco, questa controimmagine diremo che P alla meno U è unione di sottoinsiemi aperti di X. Ecco, tali che le intersezioni tra X, le intersezioni tra, diciamo, un X con I e un X con I meno 1 sono l'insieme vuoto per ogni I appartenente a questo indicatore, insieme indicatore che indichiamo I. Perfetto, che indichiamo con I grande. Quindi, diciamo che questa applicazione va da x segnato a x e diciamo che se la controimmagine, diciamo che il sottoinsieme U di x è uniformemente rivestito da P, se la controimmagine, ok, quindi è unione disgiunta di sottoinsiemi aperti di x, ognuno dei quali, quindi ogni x con i, è anche omeomorfo, quindi esiste un'applicazione Phi che va da x con i a unione disgiunta di sottoinsieme aperti di X omeomorfo a U. Quindi esiste un'applicazione Phi che va da X con I a U ed è un omeomorfismo. E indovinate un po', questa stessa Phi coincide con la P. Quindi questo omeomorfismo è proprio la P. Perfetto. Poi in questo caso diremo che U è uniformemente rivestito da P. Benissimo, e diremo che P è un rivestimento, quindi diremo che P è un rivestimento se per ogni punto X, quindi cancelliamo qui, se per ogni punto X appartenente a X grande, se per ogni X appartenente a X grande esiste un intorno U uniformemente rivestito, quindi un intorno come questo, allora da P, allora P è un rivestimento. O meglio, di solito molte volte per rivestimento si intende questo, cioè la coppia, scusate, la coppia X segnato P, ok? Questo qui è il rivestimento di X. Benissimo. Se ci sono domande, fatele ora e se no poi passiamo alla seconda definizione della giornata. Vedo che ci sono dei nuovi commenti. Vediamo un po'. Grazie Alberto, X tilde, esatto. Vittorio, tutto bene? Grazie a Dio. Vediamo un po'. Grazie, grazie. Va bene, possiamo andare avanti. Ditemi se ci sono domande. Se ci sono domande sulla spiegazione, sulla definizione, se ci sono domande. Vediamo un po' se ci sono domande.
Wow, quanti commenti mi sono perso. Pietro mi chiede, potresti farci un esempio di investimento? Certamente, Pietro. Allora, grazie, per aver fatto questa domanda. Allora, aspettate un attimo. Allora, l'esempio banale, un esempio proprio banale è la mappa identità su X. Questa mappa va da X stesso a X e mi prende, sarebbe un po' la funzione f di X uguale a Y, ok? Cioè sarebbe praticamente la retta nel piano bidimensionale, no? L'esempio più semplice. Ecco, però possiamo generalizzare ad un generico spazio topologico X la mappa identità, quindi mi prende un elemento e mi restituisce lo stesso elemento. Ecco, questa, la coppia X identità X è un rivestimento di X. Questo è un esempio davvero molto banale, ecco. Cioè la mappa identità è la mappa più semplice che possa esistere. Però ci sono altri esempi. Ad esempio, un altro esempio, vediamo un po'. Prendiamo questa applicazione. Prendiamo l'applicazione, quindi un altro esempio, esempio 2, ok, ecco qua. Allora, P va da R a S1, dove S1 è un cerchio, ok? Benissimo, S1 è quindi il famoso cerchio, questo normale cerchio, e quindi diremo PDT, quindi e questa è la parametrizzazione del cerchio, PDT uguale a costi senti. Perfetto. E diciamo che la coppia RP è proprio un rivestimento del cerchio S1. Infatti, diciamo, se fissato un X che appartiene a S1, esisterà, diciamo, questo elemento T, ok, che appartiene a un intervallo 0, 2π greco. Ecco, questo intervallo ovviamente abbiamo che è chiuso da sinistra, aperto da destra, tale che X è uguale a cosenti con 1, se cosenti con 1, scriviamo in questo modo, senti con 2. Ora, se per esempio diciamo, vediamo un po'. Allora, prima di tutto l'esempio parte, ora cerco di dimostrare perché ovviamente questa coppia è un rivestimento. Ma diciamo che PDT uguale cosenti senti, questo quindi può essere benissimo un esempio, va bene? Per dimostrare queste cose, come possiamo fare? Allora, se diciamo quindi, prendiamo un x che appartiene a s con 1, ok? Quindi è un elemento della circonferenza. Esiste poi questo parametro t reale, vi ricordo ovviamente perché si parte dai reali, come potete vedere, che è incluso in questo intervallo 0, 2π greco, 2π greco escluso, tale che x uguale a cosenti con 1, cosenti con 1, senti con 1. Ora, diciamo che cosa? Diciamo che t con 2 è invece uguale a un π greco più t con 1. Allora, ovviamente stiamo parlando di una parametrizzazione, quindi abbiamo il nostro cerchio, la nostra circonferenza, quindi un punto, questo qui sarà il nostro x che appartiene a s con 1 e sarà individuato da questo punto qui che è cosen t e quest'altro punto qui che è sen t, dove evidentemente t che cos'è? T è proprio l'angolo, okay, che si va a creare. Quindi abbiamo questa cosa qui. Ok. Ora, detto questo, quindi t con 2 diciamo uguale a pi greco più t con 1. Perfetto. E quindi cosa avremo? Se io ho la nostra circonferenza, che
è questo qui, è l'angolo T con 1, ok? Allora, evidentemente, notate, se io prendo così rispetto il pi greco sarà tutto questo, ok? Quindi tutto quest'angolo diventerà T con 2, che sarebbe T con 1 più pi greco, e dato questo, ovviamente, attenzione, magari diamo per, diciamo, approssimativamente sarà così, e ora, dato questo, quindi scriviamo T con 2 uguale a pi greco più T con 1, quindi, ok, questo è lo stato attuale. Ora, prendiamo un T con 2 uguale a pi greco più T con 1. In questo caso, T con 2 apparterrà a un intervallo pi greco 3 pi greco, ovviamente. Quindi, perché appunto T con 1 era questo. Ok. E diremo ora è meno x è l'antipodale. Che cos'è l'antipodale? Se questo è x, allora col diametro andiamo a tracciare l'opposto che è meno x, ok? L'antipodale, cioè l'opposto. Quindi l'antipodale di quest'altro x primo sarà questo meno x primo. Ok? Benissimo. E quindi meno x è l'antipodale di x, è l'antipodale di x, e abbiamo quindi meno x sarebbe proprio uguale, definito come meno cosen t con 1, meno sen t con 1. T con 1. Però attenzione, l'antipodale sarebbe questo, cioè il punto opposto. Però, andiamoci. Ok. E questo, siccome io ho l'antipodale, ok, meno x, però questo qui, siccome io ho introdotto questo nuovo t con 2 che appartiene in questo intervallo, posso scriverlo anche come cosen t con 2, sen t con 2. Perfetto. Ora, dato questo, mi pare Pietro abbia scritto già. Sì, un piccolo passaggio che poi vedremo dopo. Tra l'altro, poiché R è contraibile, quindi semplicemente connesso, questo non è anche un esempio di rivestimento universale di S con 1. Sì, stiamo sempre parlando della stessa coppia. Stiamo parlando della coppia RP rivestimento di S con 1. Ora ci arriviamo. Quindi, fino ad ora non ho fatto granché, cioè semplicemente ho definito un punto X parametrizzato da questo T e l'antipodale parametrizzato dal T con 2 invece. Perfetto. E ora, quindi diremo che un intorno di S con 1, ok? Quindi un intorno di S con 1, quindi del cerchio, quindi può essere un piccolo arco, ok? Della circonferenza, quindi scusate, uniformemente rivestito. Uniformemente rivestito da P, quale può essere? Vogliamo trovare, perché ovviamente, attenzione, per dire che P, che questa coppia sia un rivestimento di S con 1, bisogna dire che per ogni punto di X, per ogni punto di S con 1, esista un intorno uniformemente rivestito da P. Quindi, prima di tutto, definiamo un intorno uniformemente rivestito da P. Poi vediamo se per ogni punto esista un intorno uniformemente, se, scusate se lo ripeto in continuazione. Ok, quale può essere? S con 1 quoziente. Allora, vediamo un po'. Potremmo dire meno x. Allora, per continuare a dimostrare, quindi prendo questo intorno di S con 1 è un esempio di questo intorno uniformemente rivestito da P. Potrebbe essere S con 1, ovviamente qui. Ok, allora, un intorno uniformemente rivestito potrebbe essere questo. Ora, per dimostrare che un intorno del genere
sia in un certo senso uniformemente ripetuto da P, cosa dobbiamo fare? Calcoliamoci la controimmagine, ok? Allora diremo P alla meno 1 di che cosa? Di S dell'intorno, quindi stiamo dimostrando che sia lui, quello giusto, S con 1, quoziente cosenti con 2. Ovviamente ora mi sposto, senti con 2. Quindi ci stiamo calcolando la controimmagine, attenzione, ok? La controimmagine. E ora, dato questo, questa qui, come possiamo scriverla? Allora, torno qui. Quindi partiamo sempre dal fatto che sia S con 1 quoziente cosenti con 2, senti con 2, che sarebbe il punto che ci individua l'antipodale, e questo qui sarebbe uguale a R unione K che appartiene a Z, ora vi spiego, T con 2 più 2P greco K. Questo sarebbe l'unione su K appartenente a Z T con 2 più 2 pi greco K T con 2 più 2 pi greco K più. Allora, attenzione. Cosa ho fatto? Questi, allora, io ho preso, ho detto un esempio, potrebbe essere la coppia RP che è rivestimento di S con 1. Detto questo, per dimostrarlo, prima di tutto prendo dei prerequisiti. Allora ho dei particolari prerequisiti, cioè mi prendo un punto della circonferenza di S con 1 parametrizzato da un T con 1, poi prendo il suo antipodale parametrizzato da un T con 2 e poi mi costruisco un intorno del genere. Vedo se è un intorno uniformemente riquisito, quindi vedo la definizione e sarebbe praticamente, devo vedere che la controimmagine effettivamente sia unione disgiunta di sottoinsiemi di x, e quindi effettivamente ottengo questa cosa e questi insiemi sono a due disgiunti e oltretutto sono omeomorfi allo stesso intorno U, che ovviamente sarebbe questo. Quindi l'esempio più semplice potrebbe essere appunto questo. Benissimo, ci sono magari domande, non lo so, fatele, se ne avete, qualunque cosa volete chiedere. Ciao Giuseppe, se avete domande, quindi chiedetemi pure. Ehi, JP, io di sicuro ti seguo, se lo apri. Comunque sia, se lo vuoi fare, assolutamente. Io ti seguo. Ok. Aspettate un attimo. Mi dice che ho perso la connessione. Mi si è bloccata la telecamera. Ok, ora si vede. Ditemi se avete domande. Se no possiamo andare avanti. Ok, Davide, ok, allora direi di andare avanti a questo punto. Perfetto. Ora passiamo alla definizione di azione di un gruppo di G insieme e di G spazio. Allora, poi nella prossima lezione, credo che sarà lunedì, forse la prossima lezione di metodi matematici per la meccanica quantistica, parleremo di invece omotopie e gruppi fondamentali e rivestimenti universali, ok? Ora semplicemente parliamo di rivestimenti e G-spazi, quindi altra definizione.
Allora, x è un insieme. G è un gruppo. Allora, G agisce su X. G agisce su X e questo è equivalente a dire che X è un G insieme. Ok? È equivalente a dire questa cosa. Cioè X insieme, G gruppo, G agisce su X, X è un G insieme. Perfetto. È lo stesso dire se G agisce su X o X è un G insieme. Questo se esiste, sì, cioè, quindi si dice che. Qui ho dimenticato una parte, diciamo. Si dice che G agisce su X se esiste una funzione. Se esiste una funzione. Una funzione che va. Che prende un elemento del gruppo, un elemento dell'insieme e mi restituisce un elemento dell'insieme. Domani vedremo, per esempio, domani vedremo l'azione del gruppo fondamentale. Quindi incentrato su un punto x, quindi significa che l'insieme delle classi di equivalenza e abbiamo che un laccio viene portato a deformarsi su un altro laccio centrato nel punto x e domani, cioè domani o non so quando, andremo a vedere andremo a vedere proprio l'azione del gruppo fondamentale su determinati insiemi, domani o insomma la prossima lezione. Quindi, se esiste una funzione che mi prende due elementi, uno è del gruppo, l'altro dell'insieme, mi restituisce un elemento dell'insieme, tale che uno. L'elemento neutro del gruppo, l'operazione la indico in questo modo, ok? X è uguale a X per ogni X appartenente a X grande. 2 vale la proprietà, associativa in un certo senso, cioè ho praticamente G asterisco H asterisco X uguale G H. Asterisco x per ogni gh appartenente al gruppo e per ogni x appartenenti all'insieme. Che significa questo? Significa che l'azione di un gruppo G su un insieme ottenuto dall'azione del gruppo H su x è uguale all'insieme, all'azione del prodotto tra i due gruppi sull'insieme stesso. Questa è la definizione di G insieme oppure di azione di un gruppo su X. Grande, non so come MQRCKFN, Mark, direi, grande, continua così, devi farcela, non è assolutamente vero che non sei bravo quanto me. Chi lo dice? Allora, Luigi, l'ho fatto nel primo video. Ne ho parlato di questa cosa, ne ho parlato nel primo video. Sì, ne ho parlato dell'insieme delle permutazioni e ho dato quest'altra definizione di azione sul gruppo. Però diciamo che secondo me questa definizione che ho dato oggi invece è più utile, anche perché poi io, secondo la mia diciamo, formazione su certi libri, l'ho poi ritrovata in alcuni libri. Quindi, secondo me, cioè, io nel mio corso porterò avanti questo tipo di definizione di azione. Però mi pare che nel primo video, sì, perché proprio nel primo video di questo corso ne ho parlato di quest'altra definizione, ma poi. Sono argomenti bellissimi, ci sono infiniti modi per definire certe cose, alcune particolari cose. E grazie Maurizio, Walter, ma sì, grazie Walter, grazie.
Ok, perfetto. Ora possiamo vedere invece un piccolo teorema, non so se scriverlo, diciamo, ve lo... GSCT. Allora, non so se scriverlo, diciamo, X, se X è un G insieme, dai, lo scriviamo, teorema, se X è un G insieme, perfetto. Per ogni G appartenente al gruppo, la funzione, beh, diciamo dai, è importante questo teorema, quindi lo scrivo, perché ce lo ritroveremo più avanti nella lezione. La funzione theta G definita, vabbè, x è x. Ora commento anche, non vi preoccupate. Allora, diciamo, quindi se un gruppo G agisce su X, quindi se X è un G insieme, diremo che per ogni G appartenente a G, la funzione θg, che va dallo spazio X su se stesso, esso è praticamente, mi prende un insieme, un elemento di X e mi ridà l'insieme ottenuto dall'azione del gruppo G su X, questa funzione è biettiva. Ecco, benissimo. Ora, possiamo dare un'altra definizione, che è una generalizzazione del concetto di G insieme, cioè parliamo del G spazio. Cos'è un G spazio? Allora, ci va qui, okay, quindi una def due definizioni e un teorema. Allora, X è uno spazio topologico, e lo scrivo in questa maniera, una coppia di uno spazio e una topologia sullo spazio stesso. E poi abbiamo il gruppo G, un gruppo, sempre, e sia G, non lo scrivo per non occupare molto spazio, quindi prendiamo uno spazio topologico e un gruppo, senza G, e G. Ok, ditemi se vedete, se sentite. Quindi, ditemi se vedete, se... Ok, quindi X spazio topologico, G un gruppo, X viene detto G spazio, X è un G spazio. X è un G spazio, diciamo. Se G agisce su X e se però G appartenente al gruppo theta G. Allora, che significa? Allora, un G spazio è un G insieme, effettivamente, perché io ho che X per essere detto G spazio bisogna avere che G agisca su X, ma oltretutto che per ogni G appartenente al gruppo la funzione che abbiamo visto prima nello scorso teorema, θg, quella di prima, questa qui, è continua, cioè questa θg deve essere continua per dire che, per dire che x sia un g spazio. Credo che per ora sia tutto chiaro anche perché stiamo parlando solo di definizioni e teoremi. Quindi, però, se ovviamente può capire, se, perché queste definizioni sui rivestimenti anche io le ho notate all'inizio un po' molto intrecciate tra di loro, un po' lunghe alcune. Quindi, se avete alcuni dubbi, ditemelo in chat e approfittatene, visto che voi la state guardando in diretta, a differenza di chi la guarderà in differita. Sarebbe davvero molto carino farlo. Non ho il progetto, però sarebbe carino. Sarebbe molto carino. Grazie, GSCT. Certo, Diego, me la puoi fare, poi magari se la perdo puoi riscriverla sotto nei commenti, però se vuoi puoi farla, sì, assolutamente. Ok.
Ah, mi hai fatto una bellissima domanda. Mi hai fatto una bellissima domanda. Allora, praticamente Theta G, questa sarebbe la dimostrazione, perché effettivamente questo è un teorema. Allora, praticamente abbiamo che cosa? Che, aspetta che lo scrivo. Comunque, grazie perché mi hai dato l'opportunità. Io di solito le dimostrazioni non le porto, però ora scrivo questa dimostrazione. Allora, praticamente. Quindi dimostrazione evidentemente ti riferisci a questo teorema, cioè se x è un g insieme, per ogni g a parte da g, la funzione θg che va da x a x è obiettiva. Allora, dimostrazione. Dimostrazione lo chiamo teorema 1, e quindi dimostrazione 1. Allora, se dalla definizione di g insieme, vedete, guardate cosa ho. O che questa è una specie di proprietà associativa, cioè non è proprio una proprietà associativa, però abbiamo che posso scrivere θ g composto θ h sarebbe uguale a θ g per h, no? Evidentemente, per questo teorema, guardate, per questa formula qui. Aspettate. Per questa formula, evidentemente. Per questa formula ho questo, che è θ g composto θ h è uguale a θ g per h. E quindi ora, dato questo, oltretutto abbiamo anche che cosa? Che θ e, dove e è l'elemento neutro, questa qui sarebbe la mappa identità su x. E quindi cosa abbiamo? Abbiamo che θ g composto θ g alla meno 1 sarebbe la mappa identità. Ok? Ma questa sarebbe anche uguale a θ g alla meno 1 composto θ g. E quindi da questo si capisce, cioè evidentemente questo rispecchia la mia definizione di funzione biettiva, cioè di biezione. Ok? Perfetto, quindi questa qui è la dimostrazione del teorema. Grazie mille per la domanda perché appunto mi ha dato l'opportunità, io di solito non le porto le dimostrazioni in questo corso, ma mi ha dato l'opportunità di darne una quando c'è, quando lo volete, quando se avete una domanda proprio sulla. Quindi spero di essere stato chiaro. Modi uguali, cioè due modi per scrivere la stessa cosa. Grazie Walter. Purtroppo la programmazione l'ho cominciata a studiare da pochissimo, quindi non posso dire di essere, diciamo, di essere bravo, però hai ragione, cavolo. È davvero molto importante. Bellissimo comunque il Politecnico di Zurigo, eh? Ok, dimmi se sono stato chiaro. Di nulla, di nulla, ok. Diego, allora, praticamente in secondo liceo la nostra prof ha semplicemente, Diego, ora non, preferirei non spiegartela la lavagna perché magari potrebbe essere confusionario per chi lo guarderà in differita e vuole semplicemente vedere una lezione di rivestimenti. Però, diciamo che cosa? Che. Cioè, per le equazioni di secondo grado complete, quindi ax al quadrato più bx più c uguale 0, c'è una formula risolutiva proprio, che è la formula del delta. Prima di tutto, per il teorema dell'algebra fondamentale, che ho portato anche sul mio video, però è un
complicato quel video perché l'ho fatto in una dimostrazione del teorema, ma diciamo che per il teorema fondamentale dell'algebra io ho che il numero delle soluzioni delle equazioni è uguale al massimo grado dell'equazione, quindi in questo caso l'equazione è di secondo grado, quindi ci saranno due soluzioni. Per le equazioni complete, quindi in cui c'è il termine di secondo grado, il termine di primo grado, il termine di grado nullo, cioè un numero, la soluzione è questa, la soluzione è una formula che puoi cercare su internet che si chiama formula del delta e la impari se non hai bisogno di dimostrazioni, cose del genere. Mentre poi ci sono altri casi che sono le equazioni pure, spurie, cose del genere, e quello lì sono modi anche abbastanza intuitivi per risolvere un'equazione. Per esempio, x al quadrato più 3 uguale 0, basta portare dall'altra parte il 3, x al quadrato, in questo caso ovviamente ho una soluzione particolare con i complessi, facciamo x al quadrato meno 3 uguale 0, questo sarebbe x al quadrato uguale 3, x uguale più o meno radical 3 e così via. Benissimo, quindi Domenico, questo ti rimando a un mio video che ho fatto. Aspetta un attimo, lo vado a trovare se vuoi vederlo. Ma guarda che, non so, Diego, se hai studiato algebra lineare, Diego? Hai mai studiato algebra lineare? Ti rimando, aspetta, lo sto trovando, un mio video. Puoi vedere. Questo mio video sull'equazione di Schrödinger. Diego, quindi, aspetta, vediamo. Ok. Eccolo qua. Questo video è il video in cui parlo dell'equazione di Schrödinger, che tra l'altro ho fatto in collaborazione con un canale YouTube, quindi vi invito ad iscrivervi, Physics Mind. Ciao, Narci. Ah, è vero, Diego, scusami, perdonami, ho cambiato nome, volevo dire a Domenico. Ecco. Domenico, quindi ti ho linkato il video, dimmi se se hai mai visto algebra lineare. Bene, quindi possiamo andare avanti. Un teorema che non scrivo. Theta G, oltre a essere un'abiezione, se X è un G-spazio, è un omeomorfismo. Omeomorfismo, attenzione, non homo, un omeomorfismo. Benissimo. Ora, un'altra definizione, andiamo a vedere. Sono le 7, ok, diciamo non è tardi. Allora, X è un G insieme. X è un G insieme. Allora possiamo definire la proprietà. Possiamo definire questa proprietà qui, una relazione di equivalenza, ed è data da questa relazione di equivalenza. Esiste un y appartenente al gruppo tale che l'azione del gruppo su... scusate, qui esiste un g appartenente al gruppo tale che l'azione del gruppo su x sia uguale a y. Quindi in questo modo definiamo una relazione di equivalenza tra due numeri x e y, cioè che sono legati in questo modo. Beh, vabbè, è tutto qui. Ah, il libro di Lang, beh, uno dei migliori libri di algebra lineare. Lang, tra l'altro, è un grande, quindi saluto Nicolò. Ciao Nicolò. E quindi Lang è un grande della matematica, quindi uno dei libri migliori. Non l'ho studiato però quel libro, ma ovviamente è uno dei libri migliori. Benissimo, quindi abbiamo questa cosa qui. In questo modo definiamo una relazione di equivalenza, ok? Perfetto. Mi dispiace perché di solito il sabato c'è più gente perché diciamo...
parlo di argomenti più soft, mentre oggi sto parlando di spiegazioni, ecco, di matematica. Però mi sta prendendo molto, spero anche per voi, il corso di meccanica quantistica, metodi matematici della meccanica quantistica. Ok, quindi definiamo in questo modo una relazione di equivalenza. E quindi, nello stesso modo, l'insieme delle classi di equivalenza è un gruppo quoziente e lo si indica in questo modo. Questo è l'insieme di tutte le classi di equivalenza. Cos'è una classe di equivalenza? La classe di equivalenza è un sottoinsieme dell'insieme X ed è questo qui, insieme di tutti gli elementi X con I, tali che sono tutti equivalenti, legati da una relazione di equivalenza con un elemento esterno al sottoinsieme appartenente a x. E quindi l'insieme di tutti questi sottoinsiemi, che inoltre è una partizione, perché è un insieme di insiemi, di sottoinsiemi di un insieme, quindi è la partizione di un insieme, o che questo l'insieme di tutti questi sottoinsiemi mi dà questo insieme che si chiama gruppo, che si chiama insieme quoziente. Spero di non avervi incasinato. Benissimo. Ora, detto questo, vediamo un pochino cosa. Ah, dobbiamo ancora vedere alcune cose importanti che sono il sollevamento e il numero di Lebesgue, che sono cose davvero molto importanti per il corso. Vediamo un po' cosa. Ok, allora, dobbiamo vedere due teoremi importanti. Allora, teorema 2, secondo teorema della giornata, che non credo sia il secondo, è perché ho cominciato a numerare da quello. Narci. Ah, ok, cosa sto facendo? Sto facendo una lezione. Ciao Luca. Una lezione di metodi matematici della meccanica quantistica. Allora, quindi, se x è un G spazio, x è un G spazio, e diciamo che la proiezione canonica P, la proiezione canonica non sarebbe altro che un'applicazione che va dallo spazio x all'insieme quoziente. Ecco, è un'applicazione aperta. Perfetto. Uno. Terzo teorema. Ok, quindi x è un G spazio, la proiezione canonica che va da P, che va da x all'insieme quoziente è un'applicazione aperta. E ora, terzo teorema, se x è un G spazio, l'azione di G su x è propriamente discontinua, si dice. Ora mi sposto e vi faccio vedere. Propriamente discontinua. Quindi, se x è un G spazio, l'azione di G su x è propriamente discontinua. È propriamente discontinua se fissato un x appartenente a x grande all'insieme esiste un intorno V di x tale che per ogni coppia di elementi distinti del gruppo
Abbiamo questa. Che vuol dire questa cosa? Allora, questa sarebbe praticamente l'azione di un gruppo G su tutto quindi su tutti gli elementi, su tutti gli elementi dell'insieme V, dell'intorno V, quindi questo insieme, intersecato a questo insieme, è l'insieme vuoto, quindi sono disgiunti. E in questo caso si dice che l'azione è propriamente discontinua. Benissimo. Ora, dato questo, possiamo dire che se X è un G-spazio, quindi quarto teorema, se X è un G-spazio, quindi X G-spazio, ecco qua, XG spazio. Allora, ecco, ho fatto vedere una cosa. E l'azione su X è propriamente discontinua. Quindi, X, se X è un G spazio e se l'azione è propriamente discontinua, allora l'applicazione P che va dall'insieme a l'insieme quoziente, quindi la proiezione canonica, è un rivestimento. Questa qui, la proiezione canonica, in questo caso diventa un rivestimento. E quindi con questo teorema chiudiamo questa cosa, questa piccola parte che è davvero molto importante. Benissimo. Oltretutto, se diciamo se x tilde p è un rivestimento di x, p allora è un'applicazione aperta e x ha la topologia che dipende, è relativa al rivestimento. Oltretutto, una cosa molto importante da dire che ora vorrei. Che la dico ora. Nel mio canale ho parlato del teorema di Stokes. In un video ne ho parlato, l'ho introdotto facendo una lezione molto lunga basata sulla geometria differenziale, e in due video l'ho dimostrato, dicendo però il teorema proprio dice che è definito solo su varietà orientabili. Ma se per esempio prendo il nastro di Möbius, cioè il nastro di Möbius parte da un rettangolo. Io prendo questo rettangolo, no? Se lo in un certo senso in un certo, come posso dire, attorciglio e lo attacco qui, ottengo questo cerchio così. Poi, quindi qua stanno i lati, quindi poi lo posso ovviamente riportare alla forma originale. Il fatto è che se qui lo piego una volta, ottengo una particolare figura che sarebbe il nastro di Möbius. Questo qui, proprio essendo che qui lo piego e quindi in un certo senso non è più come un laccio, cioè non è un laccio così semplice, ma diventa una cosa particolare, in un certo senso, quello che ottengo è che non è neanche così il nastro di Möbius in realtà, come, cioè l'esempio grafico più semplice di nastro, quindi più semplice da disegnare il nastro di Möbius è l'infinito effettivamente. Allora, diciamo, e se questi due punti non sono incidenti tra di loro, quindi c'è uno spessore, una distanza, allora quello che posso dire è che io posso applicare il teorema di Stokes su uno spazio del genere? Sì, usando i rivestimenti, usando un rivestimento doppio orientato. Il nastro di Möbius è praticamente rivestito da un anello, che è un'altra particolare figura. E magari ditemi, scrivetemi in chat se volete un video del genere. Quindi chiedetemelo. Scrivetemi in chat, vorreste sì o no? Vorreste un video in cui vado a generalizzare il teorema di Stokes a varietà non orientate come il nastro di Mavis? Cosa abbiamo qui? Tutti questi messaggi spammati. Soffri? No, non soffro di bullismo. Però dai, domandamelo una volta, perché spammi e occupi la chat?
Benissimo. Ok, quindi scrivetemi in chat se volete un video. Se volete, io ora vado a prendere il mio video che ho fatto sul teorema di Stokes. Ve lo linko. Teorema di Stokes. Allora, aspettate un attimo che ho trovato le dimostrazioni. Ora vi linko le dimostrazioni. Allora. Questo è il primo video. Sulla dimostrazione, poi c'è quest'altro, sempre sulla dimostrazione. Poi abbiamo anche il video in cui lo spiego. Quindi chiedetemi se volete una continuazione di questo video in cui parlo invece di generalizzata verità non orientate. Secondo me sarebbe una bella figata, eh. Non lo sto trovando. Dov'è? Dov'è? Vediamo un po'. Eccolo qua, la madre di tutti i teoremi integrali. Beh, effettivamente è la madre di tutti i teoremi integrali. Ok, fatto. Parla di logaritmi. Salvatore, non mi sembra il caso oggi. Stiamo parlando di tutt'altro. Allora, Luca, secondo me oltre le apparenze sono diverse, cioè sono diverse. Io non, ho fatto dei video su questo, io non sono d'accordo sul fatto che molti odiano gli scienziati, molti scienziati come il prototipo, ora, lo stereotipo di Sheldon Cooper o cose del genere, però diciamo io non mi trovo d'accordo sul fatto che bisogna farsi la guerra tra materie umanistiche e materie scientifiche, però ovviamente secondo me sono diverse tra di loro e non mi piace neanche quando qualcuno cerca di metterle insieme o anche con la teologia, per esempio spiegare Dio usando la scienza, secondo me non ha alcun senso. Neural Difference Equations, forse intendi qualcosa correlato alle reti neurali? Perché di Neural Difference Equations, sì, ho visto qualcosa. Però diciamo non è il mio campo questo, diciamo io più su, diciamo più su, più su altri campi, però sì. Ed è davvero, se ho capito quello che ti dici, è davvero qualcosa di molto interessante. L'ho scoperto da poco, non so. Che cosa succede in chat, Walter, che si mette in competizione con Gabriele? In che senso? Che sta succedendo? Vabbè, ok, perfetto. Ora possiamo parlare invece di sollevamento. Allora, questo è un concetto importante. Quindi, se scrivetemi in chat se volete un video sul teorema di Stokes o su varietà non orientate. Quindi. Ora parliamo invece di, quindi, sollevamento.
Definizione. Se appunto questo XP è rivestimento, scrivo in questo modo. Allora, XP, rivestimento. Di x è f che va da x a y. Scusate, lo scrivo in questo modo. F che va da y a x, scusate. Quindi xp è un rivestimento di x. Poi prendiamo questa applicazione f che va da y a x, che è continua. Un sollevamento di F, che cos'è? Una funzione F tilde, ok? Una funzione F tilde che va da Y a X tilde, tale che P composto F tilde sia uguale a F. E questa situazione l'abbiamo incontrata anche ieri quando abbiamo visto un teorema per cercare di costruire l'algebra tensoriale. L'abbiamo incontrato anche ieri. Infatti abbiamo Y, qui abbiamo Y, poi qui ci prendiamo X tilde, qui X, qui lo metto così, Y. Posso rappresentare tutta questa cosa usando un diagramma commutativo del genere. Allora, qui avrò P, qui avrò F e qui avrò F tilde. E quindi notate, tutto il teorema si può ridurre a una cosa, tutta la definizione si può ridurre a un diagramma commutativo. Allora diremo che F tilde è un sollevamento della funzione F. Perfetto. Più che sicuro, Davide, più che sicuro. Allora, teorie di gauge del modello standard, no, però arriveranno presto dei video, arriveranno presto dei video sulle teorie di gauge in generale, e parleremo però a livello, diciamo, della geometria differenziale. Quindi parlerò di gruppi di gauge, di fibrati principali, quindi che hanno come fibra un gruppo e cose del genere. Del modello standard ancora, quindi no, ed è troppo presto, non credo che li farò per un po' di tempo, però li farò quando arriverà il momento nel corso di teoria quantistica di campi, che è un corso in inglese, ho fatto, per ora ho pubblicato solo una lezione, ma sono già pronte altre lezioni su, diciamo, la quantizzazione canonica, e quindi arriveranno dei video a riguardo. Però il modello standard, siccome sto ancora al campo di Klein-Gordon in questo corso, il modello standard, chissà quando lo faremo, arriverà tra molto tempo, anche perché è appunto la teoria più completa in QFT. Benissimo. Benissimo, ora, dato questo, quindi questo, tutto il teorema posso esprimerlo usando questo diagramma commutativo e quindi questo è il concetto di sollevamento. Ora, cosa possiamo vedere? Possiamo vedere il concetto di numero di Lebesgue. Il concetto di numero di Lebesgue e prima vediamo questa definizione, quest'altra definizione. Allora, sia P, un'applicazione che va da x tilde a x, ovviamente ora mi metto così, però poi mi tolgo così vi faccio vedere. Ok, allora, sia P, quindi un'applicazione che va da x tilde a x ed è un'applicazione continua. Diciamo che la coppia x tilde P si dice rivestimento banale, trivial revestiment. Rivestimento banale
Eccolo qua. Quindi X per la P è sempre un rivestimento, ok? Ora parliamo di un caso particolare che è il rivestimento banale. E questo se X, rivestimento banale di X, se, attenzione, X tilde si può decomporre in un'unione disgiunta, quindi scrivo se X tilde si può comporre in un'unione disgiunta di aperti di X tilde stesso, quindi unione disgiunta di questi aperti, ok? E praticamente abbiamo che ogni rivestimento ristretto a un aperto, ristretto ad un aperto di X con I, praticamente è omeomorfo. Aspettate che lo scrivo qui. È omeomorfo. È ovviamente un omeomorfismo su X. Perfetto. Quindi ripetiamo, se prendo questo rivestimento, ok? Dico che questa coppia, che è sempre il rivestimento, è però un rivestimento banale di X, se X tilde si può decomporre in unione disgiunta, qui non l'ho scritto, però questa è un'unione disgiunta, quindi io avrò sempre che X con I intersecato con X con I più 1 è l'insieme nullo per ogni I appartenente a un insieme indicatore, quindi un insieme che mi prende tutti gli indici, in questo caso sono naturali, ovviamente, cioè è meglio indicizzare usando dei numeri naturali, il primo, il secondo e così via. E quindi questo può essere n, o magari un sottoinsieme di n, lo scrivo. Ok, e quindi prendo il rivestimento, ho queste cose, poi oltre ho anche che il rivestimento ristretto a un aperto di x tilde è un omeomorfismo su x, ovviamente, perché va sempre a finire su x l'applicazione. Ok, invece posso parlare anche del cosiddetto numero di Lebesgue. Altra definizione, quindi credo che per oggi poi possiamo concludere perché poi nella prossima lezione invece andremo a vedere i rivestimenti universali. Andremo a vedere quindi un po' il concetto di rivestimento universale e prima di vedere il rivestimento universale devo organizzare la lezione. La prossima volta credo vedremo prima i gruppi fondamentali, cos'è un'omotopia, cos'è un laccio, un loop, cos'è un arco, la connessione per archi, semplicemente connesso, il gruppo fondamentale e poi i rivestimenti universali. Quindi concludiamo con questa definizione, che è una definizione che può essere in realtà un lemma, in realtà, ok? Lo metto tra parentesi, è un lemma. Ok, perfetto. Allora, prendiamo K. K che è uno spazio topologico, e lo indico in questo modo, quindi una coppia di uno spazio e una topologia costruita sullo spazio, e diciamo che questo è compatto e metrizzabile, ok? Quindi posso definire una metrica indotta dalla topologia, e diremo che quindi la metrica è D. Okay? E oltretutto è compatto. Perfetto. Benissimo. Allora, diremo che per ogni ricoprimento aperto U con J, tale che J appartiene sempre qui a un insieme indicatore J grande, cioè semplicemente questo cos'è questo insieme indicatore? È semplicemente un modo, cioè l'insieme di tutti gli indici, ok? Di tutti i valori che assume l'indice J. Quindi per ogni ricoprimento di questo genere esiste un numero delta, che è questo numero è proprio il numero di Lebesgue. Eccolo qua. Quindi il delta è il numero di Lebesgue del ricoprimento, tale che tale che abbiamo ogni sottoinsieme di K, ogni lo chiamo U sottoinsieme di K con diametro
con diametro minore della delta, cioè del numero di Lebesgue, è interamente contenuto in U con J. Questa qui è la definizione di numero di Lebesgue. Quindi, aspettate un attimo, porto a posto i libri che avevo preso prima per dimostrare che le stringhe non sono pseudoscienza, anche perché le stringhe è la parte della fisica più densa di matematica, e ci sono anche tutte queste cose. Quindi questo posso chiamarlo in generale un metodo di matematici della fisica, perché queste cose non servono solo in meccanica quantistica. Anzi, nella meccanica quantistica queste sono le cose che forse servono di meno, però le trattiamo perché sono le basi per qualcosa che poi di più denso che vedremo, come i gruppi topologici, gli spazi vettoriali topologici. Lo spazio di Hilbert è uno spazio vettoriale topologico, che vedremo nei prossimi video, cos'è uno spazio vettoriale topologico, cos'è un gruppo topologico e così via. Allora, quindi prendiamo questo spazio topologico. È compatto. Ogni ricoprimento U con J. Per ogni ricoprimento esiste un numero delta, tale che ogni sottoinsieme dello spazio topologico con diametro minore di della delta è interamente contenuto in U con J. Questa qui è la definizione di numero di Lebesgue. Perfetto. Non credo, ah no, aspetta, non lo so, non Namsa, NQ, non lo so. È vero, sì, sarebbe davvero molto interessante. Grazie, Gabriele. Benissimo, ok, ora datemi un attimino che sistemo la telecamera e quindi passiamo ai saluti finali. Benissimo, quindi oggi abbiamo finito la lezione. Nella prossima video parleremo di appunto di rivestimenti universali, gruppo fondamentale e omotopie, per poi cominciare ad entrare nel vivo dei metodi matematici della meccanica quantistica. Infatti, vedremo gli spazi LP, gli spazi di Banach e gli spazi di Hilbert. Tutto questo poi nei prossimi video. Bene, e quindi sono contento che sia tutto chiaro. Poi non so cosa sia questa notazione così con i due puntini lì. Molti lo scrivono effettivamente, però non so cosa ancora cosa sia. Quanti anni hai? 13? Che cosa? Perché punto interrogativo? Ah, ok. Che fisici nucleari sai dirmi? Beh, come ti ho detto io, non ho approfondito la fisica nucleare. Io rimango semplicemente ai primi, dico, ma perché questi hanno avuto. Cioè, io l'unica volta che ho visto fisica nucleare, mi sono avvicinato alla fisica nucleare, è stato quando in meccanica quantistica si vede la struttura del nucleo. Ma io mi fermo appunto ai più importanti in un certo senso, cioè partendo da Enrico Fermi, che non è stato solo un fisico nucleare in un certo senso, Ettore Majorana, che è partito come ingegnere. Scusa, cosa trattava la lezione di oggi? Allora, oggi parlavamo, come hai visto, come si può vedere sotto in descrizione, di rivestimenti in topologia.
e sono appunto degli strumenti che poi vedremo in meccanica quantistica. Per esempio, vedremo il rivestimento universale per calcolarci le rappresentazioni del gruppo di Lorentz. No, in realtà la memoria è la cosa su cui mi sono concentrato sempre di meno, cioè non mi piace la tecnica di memoria e tutte quelle cose. E a me piace dedurre più che imparare. Grazie, Jacopo. Come sei arrivato? Come sei arrivato a questi livelli? Allora, diciamo, sono partito quando avevo 8 anni. Quando avevo 8 anni, 7-8 anni, siccome già avevo un po' visto i miei quaderni delle vacanze, degli altri anni, i quaderni delle vacanze, quei libri che si comprano tra un anno e l'altro, avevo comprato anche quelli della quarta, della terza elementare, della quarta e della quinta elementare, allora li ho studiati, poi sono passato al teorema di Pitagora. Diciamo che la prima parte delle medie del liceo l'ho vista molto velocemente, contando anche gli esercizi, in un paio di mesetti avevo concluso tutta quella parte, quindi sono passato poi all'università. Diciamo che secondo me, perché insomma, se, per darti una risposta breve e concisa, sarebbe proprio la passione che mi ha guidato, ok? La passione, quindi questo. Sì, assolutamente che si può essere ricercatori in fisica nucleare, ma perché si può essere, secondo me, ricercatori, cioè in matematica, fisica teorica, ed è molto interessante, più che interessante. E io, come ho detto molte volte, cioè, puoi essere un professore, ricercatore teorico. Per esempio, il campo che a me piace è la fisica matematica e la teoria delle stringhe. Per esempio, sarebbe molto interessante, assolutamente. Poi, ovviamente, sono gusti, ma se a te piace, assolutamente è una cosa bellissima, più che bella. Logica matematica, cosa intendi? Cioè di logica, esercizi di logica oppure esercizi proprio della branca della logica matematica? Ah, grazie per una domanda riguardante il video. Se avete domande riguardanti il video, fatele, così avete la fortuna a differenza di chi guarda in differita. Per diametro, che hai menzionato nell'ultima lemma, cosa intendi? Allora, intendo il diametro di uno spazio metrico, cioè praticamente la massima distanza esistente tra due punti di quello spazio. Grazie, Banana Joe. Ma diciamo, alla fine mi piace lo stesso stare a scuola, ora con la didattica a distanza ovviamente i rapporti sono diminuiti, i sociali in un certo senso, però mi piace stare con i compagni, interagire, quindi non, diciamo, mi annoio molte volte, però non sempre, e mi piace andare a scuola. No, no, non solo in medicina, esiste proprio il campo della fisica teorica che studia cose del genere. Assolutamente no. Cioè, proprio la fisica studia cose, cioè nasce dalla fisica, i raggi gamma, assolutamente, nasce dalla fisica tutto. Ok, allora intendi esercizi di logica. Ok, sì, potrei portare anche perché sono molto carini e come hai detto tu, ci sono in molti test di ammissione, quindi secondo me sarebbe pure d'aiuto, assolutamente. Sono carini anche alcuni. Ok, quindi quella è logica in un certo senso, cioè pensiero, cercare di in un certo senso migliorare il pensiero logico matematico. Metodo di studio più efficace. Allora, dipende da cosa intendi efficace, perché la perfezione della parola efficace sta nella dipendenza da due parametri, secondo me, che sono la qualità dello studio e il tempo che ci impieghi a studiare. Allora, io, siccome ho studiato da autodidatta e quindi ero libero dallo stress per gli esami, magari o da cose del genere, l'efficacia del mio studio dipende solamente dal
dalla qualità. È proprio per questo che mi sono potuto permettere un metodo di studio alla Feynman, che è un metodo molto lungo. Quindi io, oltre a quello, siccome io sono autodidatta, non so consigliarti altro, però se sei uno studente all'università e hai l'esame tra un mese, tutte quelle cose, secondo me il metodo di Feynman è più che giusto, è molto approfondito, però non è adatto alla situazione di un universitario, per esempio, ma neanche di un liceale, anche perché nel liceale le verifiche, anche se meno difficili e meno stressanti, ci sono quasi ogni settimana. E quindi, in un certo senso, io appunto me lo sono permesso, siccome me lo sono potuto permettere, ho studiato alla Feynman, in un certo senso. Cioè, me lo sono creato io il mio metodo. Poi, quando ho scoperto Feynman, ho visto un po' di lui, ho visto anche questo metodo qui di studio. Certamente, Matteo, certamente. Allora, li porterò. Devo pensare ai nuovi format che devo portare sul canale. Devo pensare, sì. Benissimo. Quindi se non ci sono altre domande, io posso anche chiudere. Se ci sono domande magari per la spiegazione di oggi. Di nulla, Simone. Allora, Banana Joe, diciamo che sì, anch'io in quel periodo d'estate principalmente. L'estate, sotto questo punto di vista, è molto, in un certo senso, scusatemi, ero distratto un attimo. E quindi stavo dicendo appunto. Anch'io ho affrontato questo tema d'estate. Beh, da dove partire? Allora, guarda, io prima di tutto, siccome stavo alle elementari, prima di tutto ho visto le medie, quindi ho comprato tutti i libri delle medie perché poi avrei continuato nella stessa scuola, le medie. Ho comprato gli stessi libri che adottava anche la mia scuola per le medie, perché era una scuola in cui si erano già le elementari e le medie. Ho comprato quei libri. Anche se poi magari non ho più fatto la stessa scuola, però diciamo il programma è lo stesso. E quindi, insomma, questo. Quindi, se sei alle medie e hai già fatto un po' tutto il programma, secondo me un incipit te lo può dare, per esempio, siti come UMAT, che è un sito in cui effettivamente è ben strutturato il programma. Io non dico di studiare solo da lei, perché secondo me non sarebbe abbastanza, però di vedere il programma, che è molto ordinato, quindi ti consiglio di consultare anche siti del genere. Pier, ciao Gabriele, l'altro giorno sono stato scortese. Ho visto. Non, quando? Non ricordo. Non ricordo. Ah, vabbè, ma comunque sia, non ti preoccupare. Ah, ho capito, sì. Ah, che dicevi delle funzioni implicite. Sì, ma io comunque ho detto, mi potete fare le domande che volete, cioè potete farmi tutto ciò che volete. Comunque sia, alcune leggere imprecisioni sulle funzioni. Se vuoi puoi spiegarti anche meglio su queste imprecisioni, così mi aiuteresti anche a me. No, ma comunque sia, guarda, me l'ero addirittura scordato, ma diciamo, se vuoi puoi farmi tutte le domande che vuoi sulle funzioni implicite. Ma non solo, perché forse le funzioni implicite, tutto quello che vuoi. Ma assolutamente non mi ha dato assolutamente fastidio, capisco molte volte, magari, non so, lo scetticismo, queste cose. Però appunto l'unica cosa è che magari poi leggendo quei messaggi si può trasmettere un cattivo messaggio. Cioè, mica io sono venuto qui su YouTube per dire guardate chi è Gabriele Di Maggio. Sono venuto qui perché io amo parlare delle cose che studio. Siccome ho questa voglia, è troppa la voglia di parlare, allora spiego, leggendo quei messaggi così sembra quasi che io sia venuto qui per competere. Per mostrarmi, per competizione, non capisco perché ci debba essere questa competizione così. Io non devo dimostrare nulla, voglio solo parlare. Non, perché dovrei dimostrare qualcosa? Cioè, cosa devo dimostrare? Ma è importante la geometria in fisica e in matematica? Sì, molto. La geometria è tutto. Ovviamente dipende da cosa intendi con geometria.
Dipende da cosa intendi con geometria. Perché la geometria è anche base, quella dei poliedri, la geometria piana, la geometria euclidea e la geometria solida sono molto importanti. Poi ci sono tantissimi altri tipi di geometria in un certo senso: la geometria degli spazi vettoriali, la geometria degli spazi di funzioni, quindi l'analisi funzionale, la geometria algebrica, la geometria tensoriale, quindi delle algebre tensoriali, tantissime cose. Cioè. Sì, lo farò, l'ho detto in questi giorni, lo farò. Comunque sia, Pierre, se vuoi dire, mi aiuteresti molto se mi puoi dire le imprecisioni che hai notato, forse nella spiegazione, non so. Anche perché nella spiegazione dell'altro giorno, mi pare che non stessi parlando neanche di funzioni, cioè semplicemente di applicazioni, cioè nel senso di funzioni, però applicate, a argomenti che non c'entrano molto con le funzioni. Quindi. Pier, però comunque sia, come hai detto, puoi farmi tutte le domande che vuoi, eh. Non mica mi offendo, anzi. Odi la geometria dei soldi, beh, è importante conoscere, perché poi quelle sono le basi, anche se magari non trovi direttamente la geometria dei soldi, anche se la trovi, ma anche se non la trovassi, la geometria dei solidi si basa. La geometria dei solidi si basa su. Si basa su proprio scusate, gli argomenti che si vedono in fisica si basano sulla geometria dei solidi. Cosa ne pensi del modello di valutazione di insegnamento adottato nel nostro sistema scolastico? Beh, assolutamente, secondo me, molte volte, non dico che non ci dovrebbe essere, però può lasciar fraintendere, cioè nel senso, molta gente si lega in maniera così ossessiva, quasi ivotica, che dice io devo studiare per prendere un buon voto. Però quindi questo non sto criticando il modo di valutare, ma sto criticando il modo di pensare sul modo di valutare. Per dire, cioè come noi lo interpretiamo. Secondo me, in maniera cioè distaccandolo da tutte le interpretazioni che noi gli diamo, è una cosa giusta. Il problema è come noi ci leghiamo a questo, ma purtroppo, ovviamente, ci sarà ge sempre gente per cui, sempre gente a cui darà. Fastidio, gente a cui andrà bene, insomma, però non è bello, non è bello secondo me quando la gente studia perché deve soddisfare o i genitori o perché deve prendere un bel voto. Ciao, secondo te per studiare geometria si può utilizzare? Assolutamente sì, Chiara, ma anche perché queste differenze tra geometria e matematica le fanno solo alle scuole, poi si vede che in realtà, quindi assolutamente sì. Ma no, odiare no, diciamo, ci sono magari materie che mi danno un po' fastidio qualche volta, tipo geografia o cose del genere, che non le so, cioè non mi piace molto memorizzare tutti i nomi dei laghi, dei fiumi, cose del genere. Però diciamo odiare no. Sì, a Crous, farò una cosa del genere, proprio così. Sull'equazione di Navier-Stokes, sì, allora io stavo pensando su dei video sulla superfluidità, che è un argomento invece appunto che va oltre la fluidodinamica, cioè semplicemente perché ammiro molto i lavori che ha fatto Lev Davidovich Landau a riguardo, e quindi stavo pensando non sulla fluidodinamica, ma sui superfluidi, che
che sì, sarebbe molto interessante secondo me anche, ma anche le equazioni di Navier-Stokes, assolutamente, argomenti davvero molto interessanti. Diciamo, sono molto, molto belli perché, diciamo, alla fine tutta la fisica è molto bella. E quindi stavo già pensando a qualcosa sui superfluidi. Vediamo anche qualcosa di più semplice sulla fluidodinamica. I superfluidi invece sono qualcosa di più complicato che riguarda anche la meccanica quantistica. Sì, Davide, ho già risposto prima, secondo me, ma bravissimi, nel senso, è relativo. Io non so se sono bravo, ma comunque sia, basta mettersi a studiare, solo quello. Sì, la storia mi piace molto, la storia mi piace. Ok, va bene, allora se avete altre domande potete farle, magari domande sull'argomento, mi farebbe molto piacere che abbiamo trattato oggi. O magari domande sempre di matematica, ma non inerenti a... Di che cosa? Anzi, mi fa piacere, mi fanno piacere le troppe domande, le faccio anche io troppe domande. Quindi se avete delle domande, altre domande da fare, se no possiamo chiudere qui. Allora, ci sono un po' di domande. Allora, chi è il tuo filosofo preferito? Nietzsche. Dai, diciamo Nietzsche. Anche se non mi piace, ma non perché condivido le sue idee. Attenzione, filosofo preferito, non perché condivido, le sue idee. Sì, sarebbe molto interessante. Assolutamente. Allora, Massimiliano, sì e no, perché molti problemi principalmente no, perché molti problemi sui fondamenti della meccanica quantistica vengono analizzati da alcune interpretazioni, e a me piace molto più vedere la matematica della teoria, quindi analizzare se ci sono problemi a livello matematico. Questo. Come si spiega un buco nero? In che senso? Il buco nero è un particolare stato dello spazio-tempo a cui arriva lo spazio-tempo che è ottenuto da una singolarità una singolarità spazio-temporale. Una singolarità spazio-temporale, per esempio, l'esempio più semplice è una massa ferma con uno spazio-tempo attorno vuoto e che viene descritta, la simmetria sferica, che viene descritta dalla metrica di Schwarzschild, e c'è una singolarità quando il raggio collassa al raggio di Schwarzschild, perché appunto. Ma perché semplicemente sono due framework in attesa di essere dimostrati sperimentalmente che cercano di dare stesse cercano di dare cercano di dare un cercano di dare, diciamo, una spiegazione a un certo fenomeno, però ci riesce meglio la teoria delle stringhe. La teoria quantistica, la teoria al loop, non tanto. Ok. Non hai. Oh, vabbè. No, non ho. Non, non...
In realtà no, non so neanche se mi interessi più di tanto, diciamo. Benissimo, allora io direi di salutarci qui, ragazzi. Quindi ci salutiamo qui, ormai ci è fatta una certa ora, quindi se avete domande potete scriverle qui sotto nei commenti, noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti.